Palermo retrocede e per noi sta Zamparino fuori per Maiocco. Zamparino Palo in attacco, secondo. Scusami, è un bordello. Venga, venga. Però sapete che sono stato bloccato da una giungla umana, non riuscivo a passare, incredibile. Va bene, cosa è successo nella mia assenza, Fabrizio? Meno male, va. Di gioco, ma nessuno ha segnato, si bene, si riprende con la Sangio che attacca dalla nostra parte, inteso come tribuna stampa, con Bianchi che butta via la palla. Butta via la palla, c'è un sospetto di tocco di un giocatore di Legnano, ma l'arbitro dice che la palla è bianca. Sacco, Corno, Masper, Maiocco e Scomparini in campo per la Royal. Sacco in angolo, riceve, poi trova Masper sotto canestro che si gira e va a realizzare due punti. Cristiano Masper contro Priuli, Priuli in campo con tre falli. Non potrà difendere un granché, per cui penso che molti palloni andranno sotto a Cristiano Masper. Zanelli per angolo per il tiro mancino da tre che va a segno di Sebastiano Bianchi e meno due San Giorgio, 38-36, Crotti inviperito, ma sai che la bomba dall'angolo è il cancro delle difese. Sacco per Maiocco che perde palla Federico Maiocco e palla del vantaggio per San Giorgio che non arriva per fortuna perché il tiro di Valesin si spegne sul ferro. Scomparin per Sacco per Maiocco, ci prova lui da tre, segna al primo tiro Federico Maiocco, mette la bomba del più 5. Speriamo che sia uscito dal torpore Federico. Ha fatto le prove generali. Esatto. Sacco in difesa, poi Valesin marcato da Corno, Maiocco ovviamente su Benzoni. Si butta dentro, stoppata di Masper che poi recupera palla, la dà a Sacco. Andiamo ragazzi. Sacco aspetta l'arrivo dei compagni, ancora Maiocco da tre. Federico Maiocco 2 su 2 e più 8 Legnano. Time out albanesi con la panchina di Legnano tutta intorno a Maiocco, abbracciarlo per le due bombe. Rambaldi se la canta e se la balla da solo, si applaude a se stesso. Due bombe fondamentali di Maiocco che portano Legnano a più 8 e Federico è capace di fare partite assolutamente anonime come di fare partite da 20 e passa punti. Purtroppo non ha avuto nell'arco della stagione una gran continuità e comunque dopo che abbiamo raccontato la roba e la fava, l'importante è che Legnano sia avanti di 8 punti con il pubblico che si galvanizza e si torna in campo, Sacco, Masper, Maiocco, Masper, Corno, e ne manca uno Fabrizio, eccolo qua, Riccardo Scomparin, sai in quattro regolamento si può giocare, difesa allungata di Legnano con recupero da parte di Maiocco, grande transagonistica di Federico in questi minuti, è meglio per noi. Masper per Corno per Maiocco, marcato da Benzoni, si butta dentro Maiocco, errore di Maiocco, rimbalzo di San Giorgio, rientra abbastanza bene Legnano in difesa. Benzoni contro Maiocco, canestro di Benzo, e Benzo è sempre un signor giocatore. Il movimento, arretrato e
più 6 Legnano col canestro di Benzoni. Corno, poi botta in faccia a Scomparin, il gioco va avanti, no, l'arbitro ferma il gioco. Scomparin ha preso una botta in faccia da non sappiamo bene chi. Si avvicinano anche i giocatori di San Giorgio con fare minaccioso. Può riprendere a giocare Riccardo, non vorremmo che gli animi si scaldassero. Intanto laterale per Legnano, perché la palla al momento dell'infortunio era in mano a Claudio Sacco. Sacco, blocco di Masper. Sacco per Maiocco, ancora lui, ci prova ancora lui da tre, lunga. Rimbalzo di Sebastiano Bianchi. Sempre più 6 Legnano. Poi fallo di Masper che dice di no. Fallo di Masper che dice di no e Croti va a dar man forte al suo giocatore, dice è scivolato, ha perso la palla, non ci sono estremi per nessuna sanzione, invece l'arbitro ha visto un fallo di Cristiano Masper, anche lo stesso Masper ha detto subito no, è scivolato, io non... L'arbitro invita alla calma coach Croti, poi i due si danno la mano. E questo è un buon segno, si può giocare. Croti, calmati, vai a sederti. Laterale per San Giorgio con Benzo, marcato da Maiocco. Blocco di Priuli per l'entrata di Zanelli che realizza altri due punti e meno 4 la Sangio. Sacco, resta il tiro da 3, lunga, rimbalzo di... Benzoni, rimbalzo di Benzoni che sta salendo in cattedra. Poi Zanelli marcato da Sacco, palla sotto per Bianchi, controcorno, infrazione di passi fischiata a Sebastiano Bianchi e palla recuperata da Legnano. Sì, però bisogna segnare, ragazzi, bisogna segnare. Sacco, Sacco per Masper, Masper per Corno, blocco di Maiocco, Sacco, Sacco cambia lato, Maiocco libero da tre, lunga, e rimbalzo comunque di San Giorgio, preso tra l'altro da un piccolo, sono cose strane queste, con Benzoni da tre, lunga, rimbalzo di Corno, Priuli protesta con gli arbitri perché a suo dire Masper lo trattiene, poi Corno, due punti Alessandro Corno in entrata. Il passaggio a sinistra, è entrato, ha fatto la palla. Difesa, difesa ragazzi, difesa. Priuli, Priuli contro Masper, fallo di Masper e poi Priuli lo manda via. Si è sentito chiaramente l'arbitro dire a Priuli adesso basta, falla finita, e l'ex giocatore di Legnano si becca dei cori poco edificanti da parte dei suoi ex tifosi, ma ci sembra che Priuli, tra l'altro noto per un carattere mite, abbia un po' esagerato stavolta. Gurioli, Gurioli sotto, anzi fuori per Zanelli che ricomincia il gioco, doppio blocco, Priuli Benzoni, poi infrazione di passi fischiata a Zanelli che aveva anche buttato là senza tante manfrine Maiocco. Tanto esce Masper e questo è un buon cambio, cambio psicologico, perché Masper è sicuramente innervosito dall'episodio con Priuli. Rientra Simone Cotani, più 6 Legnano, in questo periodo si parla più che segnare. Sacco, Sacco per Maiocco, Maiocco in entrata, butta via la palla, vuole un fallo a favore che non c'è, poi recupero, recupero di nessuno perché la palla rimane a San Giorgio, poi Gurioli, Bianchi da 3, lunga, rimbalzo di Sacco,
palla recuperata e persa giustamente come dicevi tu due volte da Legnano, poi è tornata in mano della Sange, il tiro di Bianchi per fortuna è stato lungo. Qui c'è un fallo fischiato a chi? Fallo in attacco fischiato a Dri, fallo in attacco fischiato a Dri contro Gurioli, che comunque ha il fisico per sostenere Filiberto Dri. 4 da giocare, 46 Legnano, 40 San Giorgese, rientrato Amato a portare palla per i blu arancio di Albanesi. Prioli per Benzoni, Benzoni per Guglioli che si alza da 3 punti, il tiro lungo, rimbalzone di Maiocco che poi parte a 1000 all'ora verso l'area avversaria ma finisce che perde la palla. Incredibili queste cose da parte di... E altra palla persa dalla Sange, ma incredibile, sì, ma un professionista come Maiocco non può, si scusa con l'allenatore. Uno contro uno con Benzoni, ma alla fine passa palla. Va bene, andiamo avanti. Dri per Sacco, fallo di Bianchi su Capitan Sacco, ancata di Bianchi e laterale. Ed è solo il primo fallo di San Giorgio nel quarto, mentre siamo già in bonus noi biancorossi Royal. Sacco nel traffico per Drici, prova lì dall'angolo, corta, rimbalzo di Maiocco che subisce fallo da Benzoni. Numero 6 blu spinge, 2 tiri per Federico Maiocco. Terzo fallo anche di Benzo e Priuli, due giocatori che in teoria, perché sappiamo che sono buoni anche gli altri, due giocatori che in teoria dovrebbero essere più rappresentativi con 3 falli. Intanto si oscura la vallata sul Palaparma, temporale in arrivo, 2 liberi per Maiocco. Primo libero di Maiocco è lungo. Secondo libero per il numero 9 di Legnano, è lungo anche questo, 0 su 2 di Maiocco dalla lunetta, e insomma anche questa è una cosa da, sarebbe una cosa da ridiscutere. Attacco di San Giorgio con Amato per Gurioli, palla recuperata da corno, poi antisportivo fischiato a Benzoni. Antisportivo fischiato a Benzoni sull'uscita di Sacco. Sì, esatto, e ci vorrebbe un replay in questi casi, ma antisportivo fischiato a Benzoni, quindi quarto fallo, se ne va in panca Benzo. Zanelli in campo con Saini, con Amato, con Guglioli e con Ale Priuli. Altri 2 liberi per Maiocco che sbaglia ancora, 0 su 3 Maiocco, ma quindi il fallo di Benzo è stato su Maiocco perché altrimenti avrebbe tirato Sacco i liberi ed era meglio. E 0 su 4 di Maiocco dalla lunetta, 4 punti gettati al vento da Legnano in 2 azioni. Esce Maiocco, va in panchina che ha realizzato 2 bombe importanti ma poi ha infilato una bella serie di padelle dalla lunetta. Rientra Cristiano Masper con Cotani a riformare le 2 torri. Cotani si avvicina a canestro, prova a girarsi e subisce fallo, cosa che accade quasi puntualmente quando Cotani è sotto canestro perché viene raddoppiato se non triplicato. E 2 liberi per Cotani, speriamo che non faccia come il suo collega. Primo libero di Cotani, fuori, 0 su 5 di Legnano. Saremo già più 11. Saremo più 11, sì, esatto. Se solo dalla lunetta saremmo più 11.
secondo libero di Cotani. Questo va a segno finalmente, 1-6 negli ultimi viaggi in lunetta per Legnano, +7 e palla per San Giorgio con Saini, Guglioli per Amato, arresto e tiro, segna e subisce fallo da Sacco e andrà a lui in lunetta. Cambio per Legnano, esce Alessandro Corno, riproviamo con la carta Rambaldi. Libero aggiuntivo per Amato che fa esattamente come Cotani, cioè sbaglia. Quindi rimaniamo sul +5, palla in mano, 2,5 da giocare. Rambaldi per Cotani, Cotani lontano da canestro, Sacco, blocco di Cotani, fuori per Dri dall'angolo, lungo il tiro di Filiberto Dri e contropiede di San Giorgio con Amato che non ci pensa su due volte e spara la bomba del -2. A 2 minuti da giocare, tutto da rifare per Legnano, ancora 2 punti di differenza, poi Sacco, altro errore di Sacco, contropiede di San Giorgio, si sposta giustamente Rambaldi e pareggio di San Giorgio e time out chiamato da coach Cotti. Da un potenziale più 11 al pari. Sì. Sì, ma io non capisco una squadra di alto livello che abbia questa mancanza di continuità nell'arco non della partita, ma peggio ancora del quarto. 5 minuti di fuoco, 5 minuti di stupidate. Insomma, ci sarebbe molto da discutere su questa faccenda. Intanto Tortona è avanti di 7 in quel di Marostica. Ma noi preoccupiamoci dei nostri, ne abbiamo ben d'onde, perché ripeto, come diceva prima Fabrizio, blackout totale da un possibile +11 anche con un antisportivo di Benzoni a un pareggio, e questo dimostra quanto sia valida la squadra di Marco Albanesi, non solo dal punto di vista della freschezza atletica o della tecnica individuale, ma anche dal punto di vista mentale. Palla per Claudio Sacco, riparte l'azione di Legnano, palla per Dric, non sa chi darla, poi Rambaldi per Sacco, chiama palla Masper ma è troppo lontano da canestro, Rambaldi per Cotani, passi, infrazione di passi fischiata a Cotani, palla persa da Legnano e attacco del sorpasso per San Giorgio. Palla per Zanelli, marcato da Dri, Amato marcato addirittura da Masper che poi va a recuperare il posto al centro area, corto il tiro di Amato, rimbalzo di Cotani, Sacco per Dri per Sacco, angolo per nessuno, che la palla viene intercettata da un giocatore della Sangio e ci sarà rimessa per Legnano. Intanto Priuli in panchina, rientra Sebastiano Bianchi, quintetto di San Giorgio più piccolo. Cotani per Rambaldi per Dri per Cotani, sotto per nessuno, altro intercetto, altra palla dal fondo per Legnano, cambio, entra Maiocco, esce Masper, quindi giocherà da 4 Federico Maiocco, da 5 Simone Cotani.
5 secondi per tirare per Legnano con Dri che ci prova, anzi non ci prova, ci prova Maiocco e tira un mattone che finisce direttamente in mano alla difesa di San Giorgio, che riparte per l'ennesimo tentativo di sorpasso. Guglioli fuori per Amato, palla per Zanelli, blocco di Saini, c'è Guglioli dall'altro angolo che riceve, poi butta su un gancio Guglioli e realizza due punti del sorpasso, più due San Giorgio, 49 San Giorgese, 47 Legnano. Rambaldi, ultima azione del quarto, sì, Rambaldi, vediamo se ci prova lui da lontano. Filiberto Dri perde palla e il tiro di Bianchi sfiora per fortuna il ferro, ma purtroppo andiamo a riposo sotto di due. 49 San Giorgio, 47 Legnano, la partita abbastanza alterata. Sì, è alterata e nello stesso tempo abbacchiata, perché sinceramente non è colpa di Crotti se facciamo uno su sei e liberi. Oddio, per fargli tirare qualche libero di più in allenamento, quello di sicuro, purtroppo 5 errori consecutivi e liberi. Verificare dopo le quote e le cifre. Qual è la... Sì, io le cifre ve le do e comincio dai tiri liberi. Allora, tiri liberi, Legnano 6 su 13, San Giorgio 7 su 11, rimbalzi 33 San Giorgio, 27 Legnano, altra voce da rimettere a posto, 24% da 3 contro per fortuna 22 di San Giorgio. 2 per Dri, 9 per Scomparin, 6 per Maiocco, 7 per Sacco, 6 per Masper, 8 per Corno, 9 per Cotani. Nessuno in doppia cifra per la Royal, un solo giocatore per la Sanjo che è Alessandro Guglioli con 10 punti. 4 Valesin, 5 Benzoni, 9 Amato, 7 Zanelli, 6 Bianchi, 8 Priuli. E siamo pronti per il quarto periodo. Il quarto periodo purtroppo non ha controprove, non ha, come si dice, non dà una seconda possibilità. Si riparte col meno 2 Legnano. La prima palla è per la Sanjo, è già questa. Certo, e questo ti dice quanto sia valido l'intelaiatura, come si suol dire, della squadra di Albanesi. Guglioli per Amato, Amato arresto e tiro e sbaglia Amato, rimbalzo e... Amato è tesserato Olimpia Milano, è 94 tesserato Olimpia Milano. Allora, Sacco, attacco del pareggio per Legnano, Dri per Sacco, ancora Dri ci prova lui dall'angolo, lunga anche questa, rimbalzo di San Giorgio. E certo che se non segniamo mai le partite non le vinciamo. Saini per Amato marcato da Sacco, palla per Guglioli, Rambaldi contro Guglioli. Guglioli arresto e tiro lungo, rimbalzo di Maiocco. Sacco mena le danze, aspetta l'arrivo di Cotani, blocco di Simone, poi si butta dentro il capitano, ma gli viene sanzionata un'infrazione di passi. E cambio per Crotti, esce Dri, entra Corno. Dri anche lui non ha inciso in questa partita. Ma io Corno l'avrei fatto giocare un po' di più, però soprattutto nel secondo quarto aveva la mano per la palla.
Ma forse Croti ci ha pensato, ha detto proviamo ad avere qualche punto da fuori da Dri, da Corno, visto che Dri oggi non c'è. Gurioli per Saini, Bianchi, Sebastiano Bianchi, il tiro è corto, la palla è fuori, sempre più due per San Giorgio. Sacco per Rambaldi fuori per Cotani per Sacco, ancora Sacco in entrata e ancora infrazione di passi fischiata a Sacco, due infrazioni di passi identiche a Sacco, la stessa azione, stesso movimento. Cotani va a spiegare all'arbitro, ma guarda arbitro che non sono passi. L'arbitro consegna la palla a San Giorgio che ringrazia. Palla sotto per Bianchi che segna e subisce il fallo di Rambaldi. E più 4 San Giorgio. Esce Rambaldi, rientra Riccardo Scomparin. Otto da giocare, meno 4 Legnano e la vedo come Fabrizio, vedo la partita a rientrarsi un po' come il tempo. C'è Nero, realizza il più 5. 8 minuti da giocare. Più 5 San Giorgio. Scomparin sotto per Cotani che va a realizzare due punti. Due punti per Cotani, torniamo a meno 3, 7.50 da giocare. Gurioli per Bianchi, marcato da Scomparin. Amato cerca il compagno libero. Poi ci prova lui da fuori, il tiro lungo, rimbalzo di Maiocco. Palla per Capitan Sacco, intanto si sta avvicinando un temporalone qui sul Pala Parma. Sacco, ancora lui, palla per Cotani si avvicina a canestro, poi ancora il capitano, poi corno da lontano, tiro lungo, rimbalzo di San Giorgio, anche questa azione non l'ho capita sinceramente, corno da fermo, tirato un tiro da 8 metri che non significava niente. Amato per Gurioli dal mezzo angolo, tiro lungo, rimbalzo di Sacco per Maiocco, ancora il capitano, Cotani mette giù la palla, si gira, va in entrata, poi la dà a Corno che realizza da sotto il meno uno. Attacco di Gurioli marcato da Scomparin, fuori per Sebastiano Bianchi che subisce fallo da Cotani, sarà laterale per San Giorgio. Rientra Ale Priuli, esce Saini per San Giorgio ed è forse terzo fallo di Cotani, mi sembra di aver letto un 3, secondo. Rientra anche Benzo con 4 falli, esce Amato. Eh sì, Benzoni subito sulla palla, marcato da Maiocco, tiro di Benzoni lungo, rimbalzo di Sacco, palla del sorpasso per Legnano, Sacco arresto e tiro, due punti del capitano e minuto chiesto da Marco Albanesi, più uno Legnano e per adesso Capitan Sacco è riuscito a rimettere a posto le cose per adesso. Si sono incaponito nel corso di due azioni precedenti con dei tiri delle entrate di passi non avevano dato. Sì, due infrazioni di passi in fotocopia tra l'altro, quindi o c'erano tutte e due o non c'era nessuna. Palla
parità amarostica tra Marostica e Tortona, 46 pari. Sì, bella squadra, sì. Soprattutto Tortona, anche se ha avuto un infortunio pesante di Gioria, che è un giocatore fondamentale per loro. Intanto l'aria si è decisamente raffreddata con nuvole minacciosissime su Legnano. Si riparte con l'attacco di San Giorgio sul meno uno, più uno Legnano, con Zanelli che porta palla, marcato da Sacco che gliela tocca, poi Benzoni si fa del male, non è Benzoni che è in piedi, ma un giocatore della Sange a terra piuttosto dolorante, accorrono i sanitari predisposti. Non riesco a vedere il numero, ah sì, è Guglioli, sì, è Alessandro Guglioli a terra. E il pubblico di Legnano applaude l'ex giocatore biancorosso a terra. Intanto Cotani discute ancora con l'arbitro sui passi di Sacco. Sì. Interessante il siparietto tecnico tra Cotani e l'arbitro. Cotani fa dei saltelli. Scusa. Rimane a terra Alessandro Guglioli, soccorso come si suol dire dai sanitari di San Giorgio. Anche ci sono parecchi giocatori intorno al capezzale di Guglioli. Vediamo chi aiuterà Guglioli a rialzarsi, a Scomparin con il medico della Sangio. Abbiamo avuto un problema meteorologico. Sì, forse risolto, ma abbiamo anche notato che entra un vento bestiale da l'esterno del Pala Parma. Intanto abbiamo chiuso uno spiffero, intanto Guglioli è stato accompagnato in panchina, si riprende con la palla a lato per Zanelli. Doppio blocco per favorire l'uscita di un ricevitore per San Giorgio. E Prioli che riceve, si butta dentro, va in gancio, sbaglia, rimbalzo di Sacco per Cotani, sempre più uno Legnano. A parte l'infortunio di Guglioli è successo poco. Sacco, palla sotto per Moiocco che va a realizzare, bella gran palla sotto per Moiocco. Sacco ha fintato il tiro, poi ha visto il compagno libero sotto, più tre Legnano. Benzoni marcato da Moiocco. E qui c'è fallo di sfondamento di Benzoni, netto sfondamento di Benzoni, ed è quinto fallo per Daniele. Quinto fallo di Benzo che se ne va in panchina, rientra Saini. Sì, perde un problema di vista, ma attenzione perché... Non ha pesato sulla gara e San Giorgio è stato comunque avanti fino a 30 secondi fa, per cui attenzione perché il sistema di rotazione di Albanesi è molto valido a mio avviso. Palla in attacco per Legnano sul più 3. Corno sotto per Cotani. Cotani per Sacco. Sacco ancora per Cotani, ancora per Sacco.
poi arresta il tiro del capitano, il tiro corto, rimbalzo di San Giorgio, sì, rimbalzo di San Giorgio, Cotani si dispera, ma anche a me è apparso. No, no, ma sinceramente è apparsa bianca la palla, perché erano in due di San Giorgio e comunque sempre 5-5, 5-2 per Legnano, Amato, resta tiro, canestro, meno 1 San Giorgio, gran canestro di Amato, giocatore che ha anche una classe nelle esecuzioni veramente limpida, sacco, sacco, resta tiro del capitano, corto, rimbalzo di San Giorgio, palla del vantaggio ancora per i ragazzi di Albanesi. Stoppata di Cotani, considerata fallosa la stoppata di Cotani. Minuto. Intanto mi fanno sapere che Tortona ha preso un piccolo vantaggio su Marostica di 9 punti. Va bene, ricapitoliamo, 4:27 da giocare, più 1 Royal Legnano, 5-5, 5-4, ma palla in mano a San Giorgio per la rimessa dal fondo. Benzone è uscito per 5 falli, io non sento più niente nella mia cuffia, non so perché. Pronto? Sono tornato, eccomi qua. Dicevo, rimessa dal fondo per San Giorgio sul meno 1, 4:27 da giocare. Visto come si è messa la partita, sarebbe veramente importantissimo oltre misura, no, è liberi per San Giorgio, sì, fallo di Cotani, esatto, e pareggio di San Giorgio, 55 pari, sarebbe veramente fondamentale portare a casa questa gara 1 per andare al derby di ritorno, e fa 2-2 e riporta San Giorgio avanti di 1. 4 minuti e rotti da giocare, più 1 San Giorgio. Sacco per Scomparin per Cotani. Cotani non sa chi dar la palla, prova da solo, arresto e tiro di Cotani, canestro di Simone, più 1 Legnano. 3:58 da giocare, Amato per Zanelli marcato da Sacco, arresto e tiro di Zanelli, tiro lungo, rimbalzo di Claudio Sacco, il contropiede chiesto da Scomparin non può essere chiuso per la rientro di tanto mattone di Maiocco, poi la palla è bianca, tiraccio di Maiocco da 8 metri che forse voleva salvare la patria, ma ai lui non ci è riuscito. Esce Scomparin, rientra Filiberto Dri, anche lui di solito ottimo attaccante, oggi perso nei meandri della partita, forse solo 2 punti per Dri mi pare. Sì, diciamo i soliti realizzatori questa volta sono un po' delusi. Sì, non si sono visti, esatto. Masper tra l'altro dimenticato in panchina già da tempo. Maiocco, ancora lui, per Sacco, dall'angolo il capitano, lunga. Palla recuperata da San Giorgio, sempre più 1 Legnano, ma palla in attacco ai cugini. Saini butta via la palla, rimbalzo è di San Giorgio. Gurioli, no non è Gurioli scusate, Gurioli è in panchina, è Zanelli, blocco di Priuli, poi blocco ancora di Saini finché si libera Zanelli per il tiro. La palla è bianca, l'ultimo a toccare è Sebastiano Bianchi.
3 minuti da giocare, più uno Legnano. Rientra Valesin, anche lui dimenticato un po' da Albonese in panchina, rientra per i 3 minuti, zona ancora per San Giorgio. E non è che siamo dei maghi a attaccare la zona noi, anche perché da fuori non entra, quindi corner, ci prova lui, il tiro lungo, rimbalzo di Maiocco, seconda possibilità per Legnano, Sacco, arresto e tiro, canestro del capitano, più tre Legnano, 2 minuti e mezzo da giocare e l'atmosfera si fa incandescente. Bianchi contro Maiocco. Valesin, la palla è fuori, è proprio fuori dal campo, palla persa da San Giorgio. Zanelli ha palleggiato fuori dal campo. Più 3 per Legnano, palla in mano, 2:14 da giocare. Dai ragazzi. Sacco per Dri per Maiocco ancora per Sacco. Sacco perde la palla Sacco, la stoppata di Dri non è servita perché il canestro è stato considerato buono e quindi meno uno San Giorgio, regalo fatto da Capitan Sacco che proprio non ci voleva. Maiocco per Dri. Dri in entrata, Maiocco, corto il tiro, rimbalzo di San Giorgio, Cotani chiede dei falli a favore che gli arbitri non hanno visto, ennesima palla del vantaggio per San Giorgio. Bianchi da lontanissimo, tiro lungo, rimbalzo di San Giorgio, rimbalzo di Zanelli, rimbalzo importantissimo per San Giorgio. Tutti contro Zanelli che però va a appoggiare il canestro del sorpasso. Un minuto da giocare, più uno San Giorgio, 60-59. Maiocco per Sacco, corno dall'angolo, lunga, rimbalzo di San Giorgio e contropiede di San Giorgio. Ma è successo che probabilmente il tiro di corno non era stato autorizzato da Crotti. Perché tirare da tre ancora con 15 secondi? Esatto, ma un tiro. La cosa che non è stata assolutamente capita è stata l'uscita della palla che ha favorito il contropiede di San Giorgio sul cambio di lato, perché tutta la difesa di Legnano guardava il lato della palla, buon per loro che è stato trovato il giocatore libero dal lato opposto che da solo ha appoggiato il più 3 e a 45 secondi dalla fine la vedo veramente come il tempo, cioè molto grigia. Palla in attacco per Legnano sul meno 3, 45 secondi da giocare. Maiocco, Masper, Cotani, Sacco e Dri in campo per la Royal. Ma credo di sì, per avere l'ultimo possesso. Adesso io non so Crotti cosa gli ha detto, vediamo che come si risolve con una palla persa e con un fallo di Cotane. Sì, ci stava. E qui secondo me, oltre che la partita, stiamo perdendo anche la faccia, perché insomma una palla persa a 33 secondi da giocare sulla squadra sul meno 3. E penso che con questo recupero San Giorgio sta legittimando la vittoria.
mancano 33 secondi, un possesso loro, un possesso loro. Pallone loro. Adesso l'ha fischiato, non ha fischiato. I tifosi di San Giorgio sulla palatana si fanno sentire. E ne hanno ben d'onde. Vabbè, ultimi 30 secondi, attacco di San Giorgio, fallo fischiato a Scomparin e lunetta per San Giorgio. Lunetta per San Giorgio che portandosi sul più 5 chiuderebbe ogni discorso. Partita comunque gestita male secondo me da Legnano e molto bene da Albanesi e purtroppo me l'aspettavo. Sbagliato il primo libero da Zanelli, si rimane sul più 3, anzi sul meno 3 dal nostro punto di vista. Buono il secondo, più 4, partita in ghiaccio per San Giorgio. Sacco da lontano, tiro corto, rimbalzo di Mosper che segna, meno 2, 20 secondi da giocare, fallo di Rambaldi. Fallo di Rambaldi, si ritorna in lunetta sul meno 2 Legnano, altri due liberi di San Giorgio per il più 4 definitivo. Secondo libero di Valesin chiuderebbe i giochi, però è corto, rimbalzo di Maiocco, ancora 17 secondi, poi fallo giusto di San Giorgio, fallo intelligente, non andiamo nemmeno in lunetta perché c'è due falli di San Giorgio nel quarto. Sacco, 14 secondi da giocare, il tempo c'è. Maiocco da tre punti, tiro lungo e poi fallo. E i tifosi di San Giorgio ormai sanno di avere in mano la partita. Albanesi fa segno ai suoi, usate la testa, e ha ragione, cosa che i nostri invece stasera non hanno fatto. Esatto. E si va quindi a Paolo Bersani mercoledì sul punteggio di 0-1. Sì, questa scena l'ho già vista. Ma sai, era la seconda di campionato. 6 secondi al termine, palla per Legnano, 5 punti sotto. Drici prova da lontanissimo, non servirebbe comunque a niente. È finita.